Ciao, noi siamo TechVip e siamo incazzati. Abbastanza. Sono successe alcune cose in questi ultimi giorni. Avete notato che stanno nascendo tantissimi profili Instagram e anche alcuni YouTube che nascono dal nulla, italiani intendo, da un momento all'altro crescono. E crescono a dismisura. Questa cosa a noi ci fa un pochettino arrabbiare, ma non per il fatto perché siamo gelosi o quant'altro, ma perché va a minare quelle persone che magari si impegnano, fanno un determinato lavoro e poi si vedono arrivare queste persone che così fanno iscritti, fanno visual e tanto altro, e questa cosa a noi non ci va bene. C'è gente come noi, tantissimi canali Instagram, tantissimi canali YouTube, che nel loro piccolo si fanno un culo, ma un culo grosso quanto un paiolo, e si ritrovano solamente con il del culo grosso quanto è un paiolo. Ora, discussioni e contro discussioni su perché si possono comprare follower, chi se ne frega, mi arriva roba gratis e tutto quanto. Non le do a nessuno. Non le di a nessuno. A nessuno. Tu. Sì, parlo proprio con te che ti stai comprando i follower in questo momento. Lei ha tante persone, lei ha le aziende che ti mandano la roba sperando di poter avere visibilità con il loro prodotto, ma in realtà hanno solamente visibilità su follower falsi, che non ti seguono, che non hai un seguito, che non sanno chi cazzo tu sei, e in più lei ha anche le persone che si fanno veramente il culo investendo in tutto quello che credono, per passione e per quant'altro, nello svapo o in altre cose, e si ritrovano con nulla. Perché? Perché ci sei tu, testa di cazzo, che ti compri i follower. Ora, questo è un chiarissimo esempio. Beppe si è anche trattenuto oggi. Però è vero, come noi, ci sono tante altre persone che cercano di andare avanti, di crearsi magari, non dico un lavoro, però cercano magari di procurarsi un po' di materiale. Talvolta anche prendendo il portafoglio, aprendolo e comprarselo di tasca propria. E guardate bene che la roba non costa poco. Se tutto quello che abbiamo noi, il 90%, abbiamo tirato fuori il portafoglio. Perché sia chiaro che se a noi una cosa piace, per portarla sul canale la compriamo. Non aspettiamo che l'azienda ci manda la roba gratis perché è gratis. Per fare un cazzo di esempio, le box di Italica, che dovrà uscire la K-Nano, le abbiamo comprate. Con un po' di sconto ci hanno aiutato perché l'altra parte gliela paghiamo magari in un video, ma l'abbiamo pagata. Non ci siamo nemmeno andati a dire ce la dai gratis, perché se un'azienda ti contatta, bene. E il problema sapete qual è? Che le aziende italiane o estere non gliene frega un cazzo di controllare. Vedono 20-30.000 follower su Instagram, 3.000, 4.000, 5.000 iscritti su YouTube con le visual quelle che ci sono, e poi dopo qualche video non ci sono, e allora ti mandano roba, perché pensano di fare l'affarone. E sapete cosa? Non è così. Perché ci sono aziende che abbiamo sentito e ci hanno detto che devono stare attenti su queste cose qui, ma comunque ci cascano. Noi offriamo la possibilità al modder di fargli visibilità, pubblicità con utenti veri, non come tanti altri. Quindi voi, aziende, modder o quant'altro, fate molta attenzione a questi profili fake perché possono portarvi dei danni a livello di immagine. Tu che compri quei cazzo di follower, sentiti un po' una merda, perché è truffa. Per me è una cazzo di truffa, i danni nostri, di piccoli youtuber e account Instagram che lavorano e si fanno il culo, e dalle aziende. Ultima precisazione, se un canale YouTube, un account Instagram va bene, guadagna, riesce a farsi conoscere perché si fa un culo grosso come un paiolo, noi siamo i primi a riconoscerlo e a dire bravi. Perché ci sono riusciti? Perché sono così bravi? E cerchiamo di migliorare anche noi. Perché noi, nel nostro piccolo, non abbiamo pretese. Sappiamo quali sono i nostri limiti, cerchiamo di sfruttarli al massimo e cerchiamo di crearci una community. Come già sta accadendo e come molti canali, e magari voi che avete il canale e lo state guardando, vi ritrovate nella nostra situazione. Quindi, incazzatevi, fate girare questo video ed incazzatevi. Il nostro piccolo sfogo è finito, volevamo soltanto fare una precisazione e cercare di illuminare alcune determinate persone. Avete rotto il cazzo, ciao!